Buongiorno e bentornati ai Leoni Files, l'appuntamento, il podcast settimanale dell'Istituto Bruno Leoni. Oggi sono soltanto in compagnia di Carlo Stagnaro, non anche Carla Menta, che salutiamo e tornerà, ma come dire, ci consoliamo bene, Carlo. Non lo fai tornare. Non lo sappiamo. Ma comunque direi, ritornerà. Carlo... Comunque Carlo, direi che ci consoliamo bene perché torna un ospite graditissimo dei Leoni Files, ma anche dell'Istituto Bruno Leoni, che è il professor Gabriele Pellissero, che era già venuto a spiegarci, credo fosse marzo proprio, il virus che si stava diffondendo in Italia e nel mondo. Il professor Pellissero è professore di igiene e sanità pubblica all'Università di Pavia ed è anche presidente dell'Accademia Lombarda di Sanità Pubblica. Con lui avevamo proprio parlato di quello che sarebbe stato il mondo col Covid-19 a distanza di mesi, con le minacce che incombono non solo dalla circolazione del virus, ma anche dalle risposte di gestione, gestionali e normative del governo, lo abbiamo chiamato per porgli la domanda delle domande. Ma la pandemia finirà perché il virus sarà sconfitto, perché il virus sta per essere sconfitto o perché ci stuferemo di stare chiusi dentro casa? Detto in termini forse un po' più seri, c'è l'endemizzazione del virus, è una realtà, è una speranza? E comunque, che sia realtà o che sia speranza, che cosa vuol dire in termini di diversità di risposta da parte delle autorità competenti nel farci convivere con questo dannato virus? Professore, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Cominciamo subito con tornare a dirci che il virus fa il virus di mestiere e di conseguenza si comporta secondo quello che è il suo modo di esistere. Noi abbiamo cercato di dirlo fin dall'inizio, a volte è un po' difficile comprenderlo, ma diciamo, cerchiamo per un attimo di ragionare su quello che è il modello di equilibrio della presenza di questo essere vivente all'interno di una biosfera, soprattutto per quanto riguarda i suoi rapporti con l'uomo. Ora, prima di tutto, diciamo, il virus Non ha intelligenza e non ha neanche capacità di movimento, per cui è un microrganismo che cresce e si sviluppa passando attraverso determinati meccanismi da una sorgente a un ospite. La sorgente siamo noi a questo punto, perché è diventato un virus completamente umano, e l'ospite è sempre l'uomo. Per cui attraverso questo meccanismo di passaggio il virus sopravvive, si reduplica e continua a moltiplicarsi. Cioè continua ad avere sempre nuovi ospiti che diventano nuove sorgenti. Ora, ricordiamoci anche che questo meccanismo di passaggio e sviluppo, e questo è importante, è fondato su un principio statistico, nel senso che certe volte le persone pensano che una particella di virus mi raggiunge e io mi ammalo. Non è assolutamente così. Lavora secondo modelli probabilistici, per cui se una sufficiente quantità di virus raggiunge un individuo che è recettivo, a questo punto penetra l'individuo e provoca un'infezione. Poi cosa succede dopo questa infezione? È un altro paio di maniche. Ora, questo meccanismo come si regge? Cioè attraverso quale modello si propaga? Bisogna che ci siano sostanzialmente due condizioni fondamentali. Cioè, una è il virus, che ha certe caratteristiche biologiche e deve essere presente in una quantità sufficiente e con modalità tali di poter passare da una sorgente a un ospite. Per cui è ovvio che più sorgenti abbiamo, più questo meccanismo si genera.
per cui un malato che è una sorgente genera un certo numero di ospiti nuovi e ogni ospite genererà altri e via discorrendo. Ma questo meccanismo è infinito? No, evidentemente, perché c'è l'altra caratteristica importante, che è la caratteristica dell'ospite. Cioè, ho detto, l'ospite deve essere recettivo, cioè deve essere biologicamente in condizioni tali da poter essere penetrato dal microorganismo, il quale deve poter violare tutta una serie di barriere che sono nel suo corpo per andare a fare quello che è il suo lavoro vero da virus, cioè entrare poi dentro le cellule, usare un acido nucleico di questo individuo e reduplicarsi, perché questa è l'essenza fondamentale della sua vita. Nel fare questo genera la malattia, perché è patogeno, per cui diciamo, la malattia che noi temiamo è un po' il sottoprodotto. Ora, cosa succede? Che gli individui che sono infettati, in certa misura, in larga misura, tendenzialmente, in tutte le forme di questo tipo, sviluppano una resistenza. Adesso noi non sappiamo ancora benissimo, nel caso di questo virus, tutte le caratteristiche di questa resistenza, se è permanente, se è transitoria, se è molto attiva, se è poco attiva, ma genera una resistenza. Questa resistenza, se noi la guardiamo in una popolazione, significa che riduce progressivamente il numero dei recettivi. Per cui il modello di sviluppo del virus è che tanto più ha successo nello svilupparsi, tanto più riduce la platea dei possibili ospiti e progressivamente va verso una modalità che esce dal modello epidemico e va dentro ad altre modalità. Cioè, o si estingue, raramente, o rimane dentro gli ospiti per un lungo periodo, lunghissimo, anche anni e decenni. E a questo punto questi ospiti noi li chiamiamo serbatoi. C'è un posto dove si va a nascondere e poi ricomparirà chissà quando, oppure periodicamente ricompare e abbiamo o l'andamento sporadico, qualche cluster qua e là, o l'andamento endemico, c'è un certo numero di casi permanenti. Con i patogeni funziona così. Naturalmente, diciamo, l'impatto di tutto questo è il prodotto, abbiamo detto, della relazione tra le caratteristiche del patogeno, di questo virus in questo caso, e la caratteristica della popolazione che lo riceve, con, e questo è l'ultimo punto, una interferenza. E l'interferenza la mettiamo noi quando, attraverso le tecnologie, le modalità vaccinali, anticipiamo il momento dell'acquisizione della resistenza negli individui, per cui quando noi vacciniamo in massa, che cosa facciamo? Praticamente generiamo una situazione come se tutta quella massa di popolazione che è ancora recettiva diventa invece resistente, non perché è entrata in contatto col virus, ma perché l'abbiamo anticipato noi, gli abbiamo dato qualche cosa che genera questa resistenza. Ora, come siamo messi oggi? Oggi siamo messi, diciamo, alla fine del primo momento di comparsa di questo virus. Questo è un virus nuovo. Per cui, lasciando un attimo da parte le sue caratteristiche, ma guardiamo le caratteristiche nostre, cioè della popolazione umana che diventa ospite di questo virus. Essendo appena arrivato, nessuno lo conosceva. Per cui ha trovato una popolazione totalmente disponibile a essere aggredita, totalmente recettiva. Man mano che va avanti, questa recettività un po' diminuisce, perché è diminuito di quella quota di persone che hanno conosciuto il virus e hanno sviluppato una resistenza. La maggior parte sono vivi, purtroppo alcuni muoiono, e questa si chiama letalità da virus. Ma è evidente che più va avanti la sua presenza, più noi abbiamo comunque una popolazione meno propensa ad accogliere il virus, cioè a comportarsi come ospite. Per cui la platea degli ospiti va progressivamente diminuendo. Molto lentamente in natura, cioè dipende
da tanti fattori, molto più velocemente se noi siamo in grado di intervenire e anticipare l'ingresso del virus iniettando qualcosa che, diciamolo in modo molto rozzo, è soltanto un pezzo del virus, ma è sufficiente a generare dentro di noi una resistenza. E così si va avanti. Cioè, chi sperava umanamente, lo speriamo tutti, perfino io, ma non funziona così naturalmente, che ci fosse un grande momento di epidemia, che questo scomparisse, purtroppo gli è andata male, si è andata male, non era così, non era possibile. O meglio, sarebbe stato possibile probabilmente se fosse avvenuto ciò che noi non vogliamo assolutamente che avvenga, cioè una diffusione gigantesca del virus, riducendo drasticamente, brutalmente il numero dei soggetti recettivi. Guardate, come sappiamo tutti, qualche paese, anche qualche studioso, è stato interessato all'inizio da questa ipotesi. Si è parlato di modello svedese, di una prima ipotesi britannica su questo tipo, forse anche gli Stati Uniti, che insomma si caratterizzano anche per una certa vivacità nell'esternazione della componente politica, ma diciamo, al netto di queste cose che a noi non interessa eccessivamente studiare, ma cercare di capire invece i comportamenti e la visione degli organismi di sanità pubblica dei vari paesi, ecco, un po' questa idea c'è stata. Questa idea probabilmente, guardate, sta operando in tutta una serie di parti del mondo dove intanto non c'è una sanità pubblica in grado di agire, per cui il virus se ne va in giro per conto suo e sta generando lui una riduzione progressiva della platea dei recettivi. Ma questo naturalmente a noi non è compatibile con la nostra visione di civiltà, per cui così noi non ci siamo. Poi, poiché ha una letalità che, paragonata ad altri storici soggetti capaci di generare delle epidemie, non è altissima, ovviamente. Pensate che cosa sono state le epidemie di peste che pochi secoli fa abbiamo avuto in casa, avevano delle letalità molto molto più alte. Ci sono stati dei momenti in cui la popolazione europea, che era molto distanziata tra l'altro, alla fine del Medioevo, però ha rischiato di estinguersi proprio per questa ragione. Possiamo anche, è inutile adesso qui discutere sul meccanismo di estinzione delle specie a seguito di epidemie, no, non siamo in questo scenario. La letalità è bassa relativamente, perché se lo leggiamo in termini di fredda epidemiologia, noi in Italia abbiamo avuto circa 30.000 morti su, stimiamo, 1 milione di infetti. Non è tantissimo se pensiamo che conosciamo malattie infettive che fanno il 70% di morti sugli effetti. Ma è veramente, noi non vogliamo vivere in quel mondo, noi vogliamo vivere in un mondo ben diverso. Per cui tutti ci siamo resi conto che l'impatto deve essere limitato il più possibile. Allora, cosa sta succedendo? Qual è il metodo per limitare questo? Prima, se noi non disponiamo di uno strumento biologico che lavora come il virus ma ci protegge, che si chiama appunto vaccino, nel frattempo noi abbiamo soltanto un'altra modalità, cioè intervenire sul meccanismo probabilistico del contagio, che abbiamo detto che il contagio è un evento probabilistico, nel senso che il fatto che il virus dà una sorgente, un individuo infetto, si sposti e vada a contagiare un individuo che non lo è, dipende da una serie di fattori che sono appunto probabilisticamente determinabili, cioè il tempo di contatto, il numero di particelle virali, le caratteristiche dell'ambiente in cui si spostano, cioè ci sono una serie di fattori che generano questo. Ora, su questi fattori noi possiamo intervenire, ovviamente, nel senso che possiamo mettere delle barriere esterne al nostro corpo che sono, diciamo, un succedaneo, un'alternativa non brillantissima, ma funzionante rispetto alle barriere che possiamo costruire dentro al nostro corpo con la vaccinazione.
Queste che cosa sono? Sono appunto quelle che lavorano sul meccanismo probabilistico, per cui riducono la probabilità di incontrare una quantità sufficientemente elevata di particelle di virus. Per cui riducendo questo la mia probabilità di ammalare diminuisce progressivamente, trasferito sulla popolazione vuole dire che il numero di casi che ogni giorno si generano diminuisce. Ecco il senso delle operazioni di distanziamento e delle pratiche basiche che sono tutte razionali, intendiamoci, la mascherina, anche queste più semplici che sono mascherine attraverso le quali il virus può penetrare, ecco, ma messe così, cosa fanno? Riducono moltissimo la quantità di particelle che io parlando sto emettendo. Alcune passano, alcune hanno il virus, ma molto poche. Per cui probabilisticamente la mia capacità di trasmetterlo scende moltissimo. Trasferito in popolazione significa molto meno malati. Stesso discorso per quanto riguarda il distanziamento, è chiaro, il virus non ha le ali, non vola, viaggia per pure forze cinetiche, cioè viene emesso dalla persona e questa emissione ha una forza cinetica modesta, però poi, per cui non va tantissimo lontano, poi però se incontra delle goccioline o delle particelle, delle goccioline di saliva, delle particelle di polvere, aderisce su queste cadono giù, poi io faccio così, sopra una superficie polverosa, le rimetto in circolazione e può darsi che ce ne sia un buon numero, se io sto lì a respirare me lo respiro. Cioè, allora, a questo punto mi lavo le mani, pulisco le superfici, ventilo i locali, se sono chiuso, diminuisco. E questa è la vita che ci tocca fare, diciamo, per ottenere il risultato di ridurre il numero di mani. Perché li vogliamo ridurre? Questa è l'altra domanda. Se, perché è domanda legittima, che se vale sempre l'altro concetto, non li riduciamo, facciamo l'operazione velocissima, non li vogliamo ridurre perché c'è una letalità che noi non intendiamo sopportare socialmente. E soprattutto cosa, l'altro aspetto qual è? Il malato in Occidente viene curato, in tutti i paesi del mondo dove si può, in Occidente si può e viene curato. E se ne abbiamo tantissimi in un colpo solo, non siamo più in grado di curare. E questo genera una tensione sociale enorme, ovviamente, e che è il terrore dei nostri governanti. Per cui in realtà tutte le manovre che i governanti mettono in opera probabilmente hanno, diciamo così, da un lato, il senso altruistico di proteggere la popolazione, ma anche il senso, perdonatemi la battuta, egoistico di proteggere se stessi. Perché se il governante di un qualunque paese occidentale si trovasse a dover gestire un collasso della capacità di curare in corso di un'epidemia, sicuramente avrebbe da pagare un prezzo molto elevato, magari anche ingiustificato, magari non è colpa sua, ma lo paga lui se in quel momento. E poi, come sappiamo dalla storia delle epidemie, ripeto ancora, io lo cito sempre perché è un autore che mi piace moltissimo, mi rilevo, basta andare a leggere Manzoni e vediamo cosa succede. Addirittura in epoche più buie della nostra bisogna inventare gli untori per andare a bruciare sul rogo qualcuno pur di sfogare la tensione sociale. Adesso, a tanto, noi non arriveremo, ritengo e spero, sono convinto, ma sicuramente ci sarebbe da pagare un prezzo politico altissimo. Ecco, per cui diciamo, questa fase è caratterizzata da questo. Cosa succederà a breve, nei prossimi mesi? È molto probabile, diciamo, è ragionevole pensare che, poiché la quota di popolazione che diventa resistente non è molto alta. No, se, supponiamo anche che tutti gli infetti, 1 milione, scusate, voglio chiarire una parola perché poi la gente magari non scrive. Allora, noi chiamiamo infetto sia il cosiddetto asintomatico
che è il cosiddetto sintomatico, perché il punto centrale dal punto di vista medico è l'infezione, che significa l'ingresso del patogeno nell'individuo. Quando il patogeno entra dentro di me, io divento infetto. Poi io posso essere sintomatico, cioè sviluppare una vera e propria malattia, oppure asintomatico, cioè non avere nessun sintomo visibile, o paucisintomatico, cioè avere proprio delle cose minime, ecco, ma sempre infetto sono. Per cui, ovvio però, e questo lo sappiamo, che il malato di solito emette delle quantità di patogeno molto più elevate dell'asintomatico. Perché? Perché nel malato c'è una fortissima reduplicazione virale ed è questo che genera l'effetto secondario della malattia. La malattia è un effetto secondario, il virus non è che voglia farsi ammalare, il virus si vuole reduplicare, ma nel reduplicarsi purtroppo genera nel corpo umano queste reazioni, anche molto male. Allora, dicevo, cosa capiterà? Poiché la platea dei soggetti che diventano non recettivi cresce, ma molto lentamente, ripeto, sui dati, le stime che abbiamo oggi, in Italia sarà 1 milione più o meno, supponiamo, forse anche 2, non è che sono enormi differenze, su 60 milioni. Ecco, anche ammettendo che nelle prime fasi della vita la struttura cellulare sia tale per cui c'è una resistenza naturale a questo, insomma, però resta enorme la platea disponibile. Noi potremmo immaginare un effetto molto forte nel momento in cui noi avessimo dai 20 ai 30 milioni di soggetti che diventano non più recettivi. A questo è un'operazione che faremo, potremo fare solo col vaccino, non c'è niente da fare. Per cui, rallentando noi lo sviluppo del virus e non disponendo ancora di una difesa forte, vivremo per un tempo lungo in una situazione, diciamo, di endemia, probabilmente, come quella che stiamo vivendo adesso. Adesso abbiamo una endemia non altissima, ma c'è, ed è un'endemia caratterizzata poi dalla comparsa di cluster diffusi, distribuiti. Per cui, diciamo, questi cluster possono avere la caratteristica di una piccola epidemia. Ecco, scusi, una... Di qui l'idea di dire... Quando noi abbiamo una fase epidemica, noi abbiamo un problema di creare barriere molto più intense rispetto a una fase endemica. Ecco, per cui, diciamo, la domanda: avremo lockdown? Dice, se saremo bravi a governare tutto questo, avremo lockdown focalizzati, cioè circoscrivendo un cluster attivo. Ecco, una domanda che può apparire forse un po' ingenua, però credo che serva a capire. Durante la fase iniziale, diciamo febbraio, marzo, aprile, eravamo tutti concentrati sui dati delle terapie intensive e delle occupazioni ospedaliere, perché chiaramente dovevamo adeguare la capacità. Oggi abbiamo un po', come dire, quantomeno nel dibattito quotidiano, perso di vista i dati su questo tipo di dati e ci concentriamo invece sulla curva dei positivi, per capire quale sia l'estensione e la diffusione del virus. Quali sono i dati che dobbiamo guardare per capire se e quanto siamo a rischio e quindi se e quanto dobbiamo essere rigidi nel mettere in atto quelle misure di distanziamento sociale, evitare di frequentare gli altri, eccetera, che possono garantire condizioni di sicurezza? Dunque, diciamo che ci sono due approcci paralleli. Cioè, da un lato comunque noi dobbiamo promuovere le pratiche difensive di base dovunque, perché è imprevedibile in realtà dove potrà comparire qualcosa. Dall'altro abbiamo la necessità di riconoscere rapidamente l'insorgenza di un cluster e determinarne il perimetro. Allora, questo si fa tipicamente, proprio si fa da sempre, ecco, andando a seguire quello che è il processo classico, cioè diagnosi, per cui andiamo a capire se dice davvero questo virus che noi vogliamo arginare,
individuazione dei contatti, sorveglianza e distanziamento dei contatti dal resto della comunità. Questi sono i passaggi storici, sono passaggi che praticava la Repubblica Veneziana 5-6 secoli fa, cioè non è che li stiamo anche qui inventando delle robe incredibili, ecco, però questo bisogna farlo. Per fare questo dobbiamo avere una buona organizzazione di sanità pubblica, questo è il punto. Cioè dobbiamo avere un sistema di sorveglianza cui dobbiamo poter cogliere la primissima comparsa di casi sintomatici. Un sistema di diagnosi che è fondamentale, per i famosi tamponi, ecco, che vanno benissimo. Adesso il vero problema del tampone è la tempistica del tampone e qui bisogna, vediamo se la tecnologia ci aiuta migliorando la sensibilità e la specificità dei tamponi rapidi in modo da consentirci di fare proprio un test a vista. Questo diciamo, è un obiettivo che potremmo raggiungere nell'arco di tempo molto breve. Ecco, dopodiché a questo punto noi dobbiamo isolare queste persone fino a che noi siamo sicuri che non sicuri ragionevolmente, ecco, che non continuano ad emettere virus. Per cui diciamo, ovviamente il criterio di precauzione è quello che si è sempre usato, cioè non è necessario che io vada a vedere il virus che è uscito dalla bocca della persona, basta che questa persona abbia un elemento di positività e io a questo punto lo devo circoscrivere. Ecco, con questo noi potremmo riuscire a mantenere una condizione endemica per un tempo abbastanza lungo, accettando l'idea che nascano dei cluster di piccoli focolai epidemici, questo sì. E quindi qui c'è l'altro risvolto che è urgente. A questo punto dobbiamo migliorare la nostra capacità di curare. Questo è l'altro problema. Quindi, se capisco bene, professore, quando prima ha detto se saremo bravi, essere bravi vuol dire migliorare la capacità, il servizio sanitario dal punto di vista della risposta, migliorare la capacità di test sia dal punto di vista proprio della qualità, della rapidità del test, ma anche della rapidità con cui te lo vengono a fare. Sia domanda anche nel nostro comportamento, non le è sfuggito senz'altro la fatica di accettare, la fatica che secondo me sarà sempre più incalzante, perché ovviamente siamo tutti sotto stress e lo stress, il fattore tempo non è lo stress, ha un ruolo determinante, la fatica con cui possiamo accettare limitazioni anche solo come indossare la mascherina, figurarsi le feste private. Però in questo essere bravi, se mi è molto chiaro quello che dovrebbe fare il servizio sanitario, noi come cittadini fino a che punto è giusto, è opportuno che ci impegniamo, la mettiamo questa mascherina, ma la mettiamo con insofferenza o la mettiamo perché è effettivamente un impegno di contenimento? Le faccio un'altra domanda, così poi diciamo lo consideriamo intervento conclusivo. Tutto questo serve, se ho ben capito da quello che ha detto prima, di nuovo a prendere tempo. Però questa volta, se vogliamo trovare una differenza con la terribile primavera che abbiamo vissuto, è un prendere tempo diverso e forse meno, come dire, meno claustrofobico. Cioè non è un prendere tempo per decongestionare le terapie intensive, ma è un prendere tempo in attesa che arrivino farmaci efficaci e poi forse il vaccino. È così? È un prendere, cioè ci dobbiamo impegnare a mantenere le distanze per questo motivo, per prendere tempo, non perché la sanità non riesce a rispondere, ma perché siamo addirittura d'arrivo sulla cura e ci manca lo sforzo finale? No. Allora, prima domanda, come ci comportiamo, qual è la nostra reazione nei confronti delle misure di prevenzione? Allora, diciamo subito, le misure di prevenzione esterne all'individuo sono sempre state fastidiose.
e hanno sempre generato storicamente una reazione di antipatia, se non di ostilità. Ecco, è utile, sarebbe utile andare proprio a vedere nella storia cosa è successo. Noi abbiamo in Italia una storia molto interessante, che appunto è quella della Repubblica di Venezia. Repubblica di Venezia, per le sue caratteristiche, diciamo, socio-economiche, essendo una repubblica mercantile marinara, aveva anche molti secoli fa, nei quali il distanziamento era molto più ampio per il resto delle popolazioni, la caratteristica di essere in contatto fortissimo con una ampia quantità di popolazione anche molto a distanza. Questo la esponeva più delle altre popolazioni al rischio epidemico. E aveva sviluppato un sistema di sanità pubblica molto buono, con degli strumenti di distanziamento molto efficaci, ovviamente impositivi, autoritari, perché anche la mascherina intrude nella mia vita, io non sto bene così, sto bene senza, è fuori di dubbio. Immagino i ragazzi, io ho una figlia di 24 anni, molto coscienziosa, però insomma ogni tanto sbuffa un po' anche lei perché dovrebbe fare la festa con gli amici, capisco benissimo questa cosa, ed è ovvio. Questo è un equilibrio difficile. La prevenzione si lascia dietro una scia di fastidio, di ribellione anche e di limitate e di ostilità. Ricordo sempre un episodio. Quando le modalità di protezione della Repubblica di Venezia erano così forti e ha rotto così le scatole, perdonate l'espressione, a tutta Europa, che quando Napoleone la conquistò, è finito, purtroppo è stata una storia dolorosa, la prima cosa che ha fatto è stato demolire il palazzo del magistrato di sanità. Col plauso di tutta Europa, che era un bellissimo palazzo vicino a Piazza San Marco, l'ha demolito. Perché lo odiavano, perché imporre misure restrittive anche per la salute ci si fa odiare. Per cui questo è un po'. Ora, questi sono tempi remoti, ma il concetto è sempre uguale. Certo, e ovviamente la strada è quella di una faticosa ricerca di un equilibrio fra la nostra comprensibile sofferenza e invece un'esigenza generale di protezione. Tanto più saremo insofferenti, quanto più pagheremo un prezzo in termini di morti e di malati. Tanto più saremo disciplinati, tanto più pagheremo un prezzo di riduzione della nostra libertà individuale. Questo è fuori di dubbio. È una bilancia. Molto difficile. Non c'è una regola assoluta su questo, ovviamente. E vediamo adesso con quanta fatica si sta arrivando a tutto questo. Se volessimo vedere dal punto di vista strettamente sanitario, pur considerando ovviamente anche gli aspetti economici e soprattutto del mondo produttivo, noi potremmo dirci, vabbè, ma che problema abbiamo per un po' di mesi a rinunciare alle feste, all'aperitivo serale, via discorrendo. Cioè, non moriremo di fame per questo. L'importante è tenere aperte le fabbriche, gli uffici, le scuole, che sono la vera centralità. Ma non è così, ovviamente, una popolazione complessa. Aggiungo però che cominciano a comparire in letteratura studi interessanti, e questo dobbiamo tenerlo presente, sul forte disagio psichico che questa situazione sta generando. E anche la malattia psichica è una malattia. Cioè non è che sia una roba che dice, vabbè, ma l'uomo, l'essere umano è un oggetto, lo metto sulla scrivania e se ne sta lì fermo. No, ovviamente. Insomma, qualunque visione medica seria oggi considera la sofferenza fisica e la sofferenza psichica. Non possiamo farne a meno. Per cui sicuramente è però un bilanciamento, nel senso che dobbiamo sapere che quanto più apriamo la valvola, diciamo, della libertà e diamo sollievo a una sofferenza psichica, a un disagio, tanto più generiamo una quota di malati e di morti. Questo è indiscutibile. Ora, quanto tempo andiamo avanti su questo e come lo gestiamo? Evidentemente, ripeto, è ovvio cercare di evitare il collasso del sistema. Noi non possiamo permetterci la gente che muore in casa o per strada. Non è possibile accettare una cosa di questo genere. Per cui, comunque avere il tempo di curarli, trovare il modo di avere il tempo di curarli. Questo è fuori di dubbio. Il vaccino non sarà qui fra qualche settimana. Se si ha, diciamo, il futuro
ovviamente non lo sa nessuno, ma diciamo, l'opinione prevalente nella comunità scientifica è che noi potremo cominciare ad approcciarsi a questo verso la metà dell'anno prossimo, se saremo fortunati. Perché anche i vaccini, che guardate, normalmente sviluppare un vaccino ci vogliono dai 10 ai 20 anni, normalmente. Cioè tutti i vaccini che noi usiamo hanno avuto questa tempistica. Adesso noi ci stiamo lavorando da meno di un anno, però ci sono delle prove, delle dimostrazioni e alcuni meccanismi da comprendere che si comprendono solo con sistemi di sperimentazione che richiedono molto tempo, non c'è niente da fare. Per cui, diciamo, l'impressione prevalente nella comunità scientifica oggi è che un vaccino accettabile, pur con qualche limite, sia una partita di cui discutiamo nella seconda metà del 2021, se non nel 2022. E questo sarebbe il risultato di uno sforzo straordinario scientifico, che non si è mai visto prima, perché non abbiamo nella storia un vaccino prodotto in così poco tempo. Immagino che i governanti non vogliono volentieri fare un discorso così, e li capisco, magari, li capisco anche, ma diciamo, noi non siamo governanti, per fortuna, diciamo, in questo caso, la scienza dice questo, ecco, la scienza e l'esperienza, intendiamoci. Tutto. Per cui, diciamo, se fossimo straordinariamente fortunati, potremmo salvare la stagione estiva del 2021. Penso in questo senso, soprattutto rispetto al formidabile impatto economico di tutto questo e alle sofferenze che la crisi economica genera, perché queste fanno malattia e dolore nelle persone. Ma realisticamente le cose stanno così. Ma questo anche per i farmaci, cioè al di là del vaccino. Certamente, e questo è l'ultimo capitolo importante. Tutto questo migliorerebbe molto nel momento in cui noi disponessimo di cure più efficaci. Perché vi ho detto prima che uno dei punti centrali di tutte queste forme non è tanto la diffusione della malattia quanto la letalità. Cioè e sono i morti che ovviamente noi dobbiamo cercare di scongiurare il più possibile. Allora, nel momento in cui noi avessimo una disponibilità di antivirali più efficaci, che oggi non ci sono ancora, ma che potrebbero emergere forse in un tempo più breve rispetto al vaccino, diciamo, adesso noi abbiamo imparato tantissimo su questa malattia, ecco, per cui diciamo, tutti i morti del primo periodo abbiamo capito perché sono morti per un effetto innescato dal virus, ma ovviamente non era il virus, nel senso che non era una sepsi. Molto, molto giocato l'aspetto coagulatorio. Ma i problemi di questi malati, si è visto in autopsia, non respiravano perché tutto il sistema circolatorio del polmone era trombizzato, per cui noi li intubavamo, gli davamo l'ossigeno, ma l'ossigeno non passava nel sangue perché il sangue non circolava, per cui sono morti per questa ragione. Oggi questo effetto è scongiurabile, lavorando per tempo, ecco, per cui c'è tutto questo. Per cui un miglioramento in terapia ulteriore. Poi vedremo i sieri per immuni, che possono essere un parallelo rispetto alla terapia antivirale e alla chemioterapia antivirale. Sieri per immuni se ne è parlato molto con la vicenda di Trump, del presidente degli Stati Uniti, ecco, che credo sia stato trattato con un monoclonale sperimentale, e su queste cose certamente c'è molta attenzione. Questi farmaci possono andare avanti velocemente, perché diciamo, gli studi di efficacia dei farmaci sono più brevi rispetto a quelli dei vaccini. Ecco, se noi avremo fra 4-5 mesi, per esempio, un apparato così buono, staremo meglio, con un problema però. Perché ovviamente anche in questo caso, se apriamo troppo la valvola della circolazione virale, noi andiamo in difficoltà non per un fatto clinico, ma per un fatto organizzativo. Perché anche se sappiamo curare bene il malato, un conto è curarne 100, un conto è curarne 100.000.
Per cui diciamo, la capacità anche produttiva del sistema sanitario entra in gioco. Ecco perché anche con le migliori terapie noi non potremo rinunciare agli elementi di prevenzione. Perché se noi avessimo, faccio un paradosso estremo, ecco, una ottima terapia per cui noi arriviamo fino alla polmonite e poi la trattiamo benissimo e dimentichiamo il paziente dopo 10 giorni, ma voi capite che se produciamo in 4 mesi 10 milioni di pazienti non c'è nessuno al mondo che li può curare. Per cui purtroppo facciamo i conti con tutto. Visto che ci siamo visti qui credo dopo 6 mesi, almeno sono passati 6 mesi dall'altra puntata, io mi auguro di rivederla tra 6 mesi con diciamo notizie positive su quest'ultimo fronte, e quindi per arrivare alla, diciamo, a un'ultima puntata in cui ci diciamo che non c'è più bisogno di prendere tempo. Speriamo di farla il prima possibile. Esatto. Intanto nel frattempo, scusa Serena se ti interrompo, diamo però un messaggio che credo sia importante dare. Covid o non Covid, è importante fare il vaccino anti-influenzale di questi. Ah beh, certo, assolutamente. E io direi anche l'antipneumococcico, soprattutto nelle ultime fasi di età, diciamo dai 60 in su, 60, 70, 80, 90, 100, così siamo ottimisti sulla struttura della popolazione. Ecco sì, tutte e due conviene assolutamente fare, cioè, caldissimamente raccomandati. Bene, allora vaccinatevi, noi lo faremo, e grazie professor Pelissero, speriamo di rivederla presto perché ha delle buone notizie da darci. Speriamo proprio. Grazie mille. Grazie, buongiorno a tutti.